ha notato un aumento dei prezzi? Sì. Sì. Cosa? Frutta e verdura. Penso che è aumentato in generale tutto quanto. Prevalentemente i rincari si sono avvertiti nella frutta e nella verdura. Ad aumentare però, secondo l'ultimo report dell'Istat, anche altri generi di prima necessità come carne, pollo e uova. E ciliegie, le fragole veramente costano quest'anno. Meno di 5 euro non prendo una vaschetta una vaschetta piccola di ciliegie, non le prendo. Intorno prima quanto erano? Intorno ai 4 euro, 4 euro e 10. Soprattutto frutta, verdura e pesce, sì, sì, sono più cari. Poi dipende dalla zona, ovviamente. Questa zona qui è una zona un po' cara. La verdura e frutta. I prezzi sono molto alti. Paragone rispetto a qui? È del 20% sicuramente. Aumenti ai quali poi si somma una diminuzione del potere d'acquisto per molte famiglie italiane, conseguenze economiche legate all'emergenza sanitaria, alle difficoltà della ripartenza dopo il lungo periodo di chiusure. La prima cosa a cui si taglia qual è? Tagli e vai più al ristorante, tagli che non vai ai locali, invece di comprare la scarpa da 120 ne compri una da 40. Il problema non è che il costo della vita è uguale, cioè abbiamo meno risorse perché c'è stato meno giro di denaro, meno guadagno, è più pesante per quello, cioè abbiamo una capacità d'acquisto più bassa.